Ciao, mi chiamo Alessandra, sono italiana e vivo in Svizzera. E in Italia la situazione coronavirus è veramente molto difficile. Siamo stati, sapete, i primi in Europa a cominciare con questo brutto virus e già dal 24 febbraio i miei amici, la mia famiglia, mia sorella a Milano sono confinati, sono isolati a casa senza poter uscire, quindi è già un mese che loro non possono fare più niente. Le scuole sono state subito chiuse e i negozi all'inizio qualcuno aperto, qualcuno chiuso. Nelle ultime 3 settimane è tutto chiuso, gira la polizia per casa, per le strade e fa delle multe anche molto salate per i trasgressori, perché hanno visto che il virus sta andando molto velocemente, quindi l'unica maniera per fermarlo è veramente di non avere contatti. Per cui dicono, c'è il motto in Italia, restate a casa e tutti da nord a sud cercano di seguire questa regola. Io ho una gran pena perché vivo in Svizzera dove la situazione non è ancora così grave, o meglio, la situazione è grave in Ticino. Qui da noi, nella Svizzera tedesca, non si parla veramente così tanto di coronavirus. Le persone, secondo me, non hanno ancora capito la gravità di questo virus. Io esco soltanto per le cose di prima necessità, ma vedo ancora dei gruppetti di persone, bambini che giocano e la trovo veramente una cosa assolutamente irrispettosa anche nei confronti di, dei più anziani, per esempio, che potrebbero ammalarsi più velocemente e in maniera più grave. Noi, per esempio, come famiglia abbiamo vissuto l'esperienza di un nonno che la settimana scorsa è venuto a mancare, aggravato proprio da questo coronavirus. In Svizzera, i dati crescono ogni giorno, come d'altra parte in tutto il mondo, perché la Svizzera non è, speciale, quindi anche la Svizzera è toccata da questo problema, ma, la cosa viene affrontata in maniera totalmente diversa. Io per esperienza lascio i miei figli a casa, stiamo anche riscoprendo delle cose in fondo belle, perché facciamo molti lavoretti insieme, abbiamo molto più tempo in, come posso dire, in relax, senza la frenesia di dover fare per forza delle cose, senza dover andare veloci, veloci, veloci a fare delle attività sportive. Stiamo cercando di seguire un ritmo quotidiano abbastanza normale, però tutto con molta più tranquillità. Infatti devo dire che non mi sono ancora mai innervosita con i miei figli. Io ho 3 bambini a casa e un marito che è di là, che sta lavorando chiuso in camera, per cui insomma 4 uomini in casa non è sempre facile. Però ecco, credo che questa esperienza insegnerà a tutti noi l'importanza di stare più insieme, di inventare anche delle cose, dei giochi, dei momenti belli da condividere insieme in famiglia. Non è necessario correre da una parte all'altra, non è necessario comprare tutti i giorni qualcosa, anche perché pensiamo che c'è sempre nel mondo chi sta peggio di noi. Adesso è toccato a noi, facciamo la nostra parte e io dico, come tutti i miei amici in Italia, restiamo a casa.